5 Stelle. Dopo Bologna e Torino, stavolta la manifestazione si terrà a Genova, la città di Beppe Grillo, che dovrebbe intervenire attorno alle 14. Andiamo subito in diretta con il nostro inviato Senio Bonini. Buongiorno Senio. Sì, buongiorno Lorenzo. Il terzo V-Day della storia grillina è iniziato da circa una mezz'ora, il primo V-Day da quando il Movimento 5 Stelle è arrivato in Parlamento. Lo ricordiamo, Beppe Grillo prenderà la parola alle ore 14, ma noi siamo con uno dei 70 parlamentari che in questi minuti stanno affollando la piazza e anche i gazebo che delimitano la piazza per incontrare i cittadini. Nicola Morra, che ringraziamo. Senatore Morra, perché essere qui questo nuovo V-Day? Com'è cambiata la storia dei V-Day ora che siete in Parlamento? Ma non è cambiata in alcun modo. Noi siamo nati stando in mezzo alle persone, perché il movimento è un movimento costituito da persone, da cittadini, e noi riteniamo assolutamente giusto ritornare il più possibile a stare con le persone vere, con le persone normali. Quando entriamo nei palazzi abbiamo una sorta di dissociazione rispetto alla realtà, me lo lasci dire, e stando invece in mezzo alle piazze delle città d'Italia noi riscopriamo quello che è il nostro humus. Noi siamo persone vere, noi siamo carne ed ossa, e noi vogliamo portare nei palazzi gli ideali, il sentire, la sensibilità, la coscienza etica di chi nei palazzi non ci sta e non ci vive. V-Day vuol dire vaffa, non è mai stato nascosto questo termine da Beppe Grillo, ma questi vaffa a chi sono rivolti oggi? Ma oggi sono rivolti per esempio a chi acquista, faccio il caso di Patroni Griffi, sperando di poter essere smentito, case dall'Inps a 177.000 euro nel 2008, rivendendole a 800.000 euro adesso. Io penso che ben pochi italiani abbiano avuto questa possibilità. I vaffa sono rivolti a tutti quelli che ancora oggi continuano a godere dei privilegi che il sistema garantisce, e mi posso permettere di dire che continua ad essere numerosissimi, sono veramente tanti. Qui da questo palco dovrebbe partire la campagna elettorale per le europee 2014, i vostri no a quale tipo di Europa sono rivolti? Siete ancora convinti di abbandonare l'euro sia la strada giusta? Ma noi intanto chiediamo che i cittadini tutti si possano esprimere. In altri paesi si è fatta votare la popolazione, in Italia, in altri paesi no. La democrazia è concedere al cittadino di far sentire la propria voce. Sull'Europa ho da dire che questa Europa, l'Europa dei tecnocrati, dei poteri finanziari, l'Europa di Francoforte e della BCE, ci piace per nulla. A noi piace l'Europa delle persone che si scambiano i beni, le merci, ma soprattutto che si scambiano gli affetti, che si scambiano le idee, che si scambiano tante cose che rendono la vita umana degna di essere vissuta. Questa Europa che impone povertà, che impone un rigore sciocco, stupido, penso alla Grecia, ma non soltanto, è un'Europa che non possiamo che rifiutare. Brevemente, Grillo attacca molto spesso Renzi, Renzi risponde dicendo i parlamentari 5 Stelle invece di stare sul tetto stiano in aula a votare, cosa rispondete? Che noi siamo a votare e che noi votiamo coerentemente con quanto diciamo. Altri, per esempio i renziani, sulla cancellieri dicono in un modo e poi fanno in un altro. Noi reputiamo che la coerenza sia un valore logico, forse Renzi non sa cos'è la coerenza. Allora Lorenzo, ringraziamo il senatore Morra, vi risultiamo la linea da Genova, appuntamento alle 14 con Beppe Grillo. Grazie, grazie Senio, allora più tardi.